Santa del Sandro è un progetto che è stato effettuato dalla comunità montana e da privato e praticamente la stagionatura, l'acquisto di prodotti tipici locali di piccoli produttori e commercializzati da noi. È speciale perché selezioniamo tutte le lavorazioni a crudo e abbiamo un prodotto che altrimenti non si riuscirebbe a trovare in giro, perché questi piccoli produttori hanno comunque una vendita locale. Viene conferito qui dai piccoli produttori. Da noi viene stagionato a una temperatura che simula le grotte del passato. Qui c'è un'umidità e una temperatura controllata. Con le tecnologie moderne che abbiamo, viene comunque stagionato e a maturazione viene confezionato e spedito. I nostri prodotti di punta sono lavorazioni a crudo, sono comunque tome d'alpeggio. E le loro caratteristiche sono comunque il gusto erbaceo, una maturazione costante effettuata qui e quindi un gusto particolare che si è perso. Noi abbiamo scelto di non fare la GDO, di non fare la grande distribuzione e fare soltanto il piccolo negozio specializzato oppure la ristorazione di un certo livello. E io ho fatto il Casaro 20 anni, l'ho fatto in grandi aziende e dove facevo dei prodotti in linea parecchie quantità. Quindi nella mia vita c'è il formaggio e ho pensato di realizzare un qualcosa che mi potesse piacere di più e stimolare. Quindi se uno vuole differenziarsi, vuole assaggiare prodotti con dei profumi, degli aromi ormai quasi persi, deve scegliere chiaramente un prodotto selezionato o da me o da altri stagionatori.